l'Università di Pavia è una delle più antiche d'Italia ed Europa e custodisce nei suoi antichi palazzi una serie di quadranti solari che ricoprono un po' la tipologia di tutti i quadranti. Quindi si parte da un grosso quadrante ad ore francesi che si trova nel cortile del rettorato. Questo è il quadrante ad ore francesi, è un grosso quadrante che può essere datato alla metà dell'Ottocento, è nel cortile del rettorato. Una curiosità, l'ognomone, che è polare, piuttosto lungo, oltre un metro, durante i lavori di manutenzione c'era un pittore che doveva costruire l'impalcatura e ha trovato che dava molto fastidio questo gnomone. Allora è stato piegato all'indietro. Ecco, quei due romantici ricciolini di ferro che sostengono lo gnomone non sono stati danneggiati. Però questo gnomone piegato è andato avanti così, piegato per 22 anni. Questo dimostra la scarsissima sensibilità anche in ambienti universitari. L'altro quadrante è questo, che è nel cortile delle monache, come si diceva una volta, perché l'università era sede di un ospedale del San Matteo. E questo è un quadrante ad ore italiche, non aveva più le numerazioni, non aveva più l'ognomone, e io ho provveduto a ricostruirlo e funziona ancora abbastanza bene. Il terzo quadrante è quello su cui voglio posare la mia attenzione stasera ed è una meridiana che si trova sotto il porticato lato nord del cortile del Volta. Si chiama il cortile del Volta, vedete, perché nel centro del cortile c'è la statua di Alessandro Volta. Ecco, qui, quando abbiamo preso in mano il restauro, la situazione era piuttosto triste, ed era questa. Cioè, era stato negli anni 70, era stato tutto pitturato di questo giallo teresiano. E che cosa ci ha fatto capire che qui doveva essere una linea meridiana in camera semioscura? Le tracce che si vedono sul pavimento, c'erano cinque tracce, vedete, delle fresature rettilinee e la traccia di mezzo proseguiva sul muro per un'altezza di 3,5 metri. Poi lateralmente c'erano due tracce, sia a destra che a sinistra, e che poi si sono rivelate essere delle linee orarie, più un quarto d'ora, più mezz'ora, e dall'altra parte il mezzodì, meno un quarto d'ora, meno mezz'ora. Io non ho mai capito cosa servissero. Ecco, il quarto d'ora uno poteva pensare al quarto d'ora accademico, però c'era anche il quarto d'ora precedente. Comunque sia, è stata ricostruita la meridiana e l'aspetto per 10 anni ha funzionato regolarmente, dopodiché nel 94
abbiamo visto che è stata deturpata da grossi bubboni di intonaco che si incrociavano e poi cascavano a terra. Ecco, vedete lì alcune tracce di queste macchie a leopardo che erano state inizialmente attribuite dell'umidità, però sono state fatte delle perforazioni e non si è trovato niente. Tubazioni di carico o scarico di acqua non ce n'erano. Per cui si è detto qui ci sono, è una reazione chimica dei componenti del muro, del colore, eccetera. Si sono trovati, come si trovano sempre, dei solfati. I quali solfati si sciolgono in acqua e quando assorbono l'umidità in funzione della temperatura ambiente e soprattutto del modo di veicolare tutti i prodotti inquinanti dell'atmosfera, questi solfati entrano dentro in certe cavità sia del muro che dell'intonaco e provocano delle micro e macro esplosioni. Per cui si è deciso con il restauratore di pulire tutta la parete. Allora, con una carta da lucido si è ricalcato il disegno della meridiana, che comprendeva, adesso si intravede, comprendeva sia la linea meridiana verticale su quel massello di marmo bianco e sia l'analemma che funziona anche da calendario. Quindi si è trovato, ecco, questa situazione. Si è pulito, raschiato tutto il muro. Poi sopra a questi mattoni a vista si è steso non capisco cosa faccio. Allora si è steso un intonaco fatto con calce, con delle microporosità inserite. Dopodiché l'innovazione che è stata portata a questo restauro è stato quello di applicare un pannello in vetro resina, vedete solo due lastre di vetro resina dello spessore di un millimetro, con all'interno un alveare di alluminio. Qui ho portato un campione per chi vuole vedere il pannello. E questo serve per isolare il disegno futuro dal muro. Ecco, vedete una parte che è già rivestita da pannelli che vengono vendute nelle misure che si vuole. È stato steso su tutta l'area del disegno. Ecco, qui sopra il pannello è stato disteso anche un intonaco di 3 mm di spessore formato da sabbia, calce e anche di una particolare resina antiumido. Il primo che fa queste robe qui fai un cenno anche se lui va avanti, non capisco perché non fa niente, dai, quindi è sempre questo, se no facciamo delle cose va bene. Comunque avete capito, no? Si è disteso, e questo cos'è?
cosa comporta? Che il disegno della meridiana è ancora su un intonaco, ma questo intonaco non è più aderente al muro, quindi gli eventuali ancora macchie di umidità del muro, i mattoni, non si trasferiscono più sul disegno della meridiana. Quindi riteniamo di aver fatto un'opera definitiva, anche perché questo pannello in vetroresina non è conduttore di correnti galvaniche che molte volte si trovano in giro e non si sa da dove vengono. Cioè si è preferito la vetroresina ad altri elementi che sono in commercio. Questi pannelli costano circa dai 70 ai 90 euro al metro quadro, quindi riteniamo di aver fatto un'azione definitiva. Questo è il disegno finale del parete, quello che voi vedreste andando a Pavia nell'università e nel centro storico della città. Vedreste questa immagine. Allora, si è anche determinato ecco, voi vedreste è caratteristica questa immagine, no? Sicuramente Alessandro Volta ha visto questa meridiana, perché sono riuscito anche a determinare nell'intorno di qualche anno l'anno di costruzione, cioè nel 1775 Maria Teresa, che ha dato molto all'Università di Pavia, perché Pavia era l'unica università dei territori d'Oltralpe dell'Austria, cioè la Lombardia, era l'unica università che esisteva nel Regno Austro-Ungarico. Quindi nel 1775 aveva incaricato l'architetto Pier Marini, che per intenderci è l'architetto della Scala, del Palazzo della Scala, di ricostruire tutti i colonnati dell'università. Sono pareti cortili, perché una volta erano in legno con delle trabeazioni rettilinee. E allora ha fatto questi archi appoggiati su delle colonne di pietra, e vedete che quello è il disco solare, che naturalmente quando noi abbiamo trovato questa meridiana non esisteva più. Allora, un altro piccolo particolare, come avete visto nell'altra meridiana con l'oniumone, qui è successo che 10 anni fa si doveva recuperare una balaustra che è di sopra, e anche lì questi poveri gli omoni danno fastidio a chi costruisce l'impalcatura, per cui quel disco lì è stato strappato, buttato in discarica, è stato fortunatamente ritrovato. Allora ripeto ancora la scarsa sensibilità. Allora ritorniamo, 1775, il Pier Marini costruisce questo, quindi evidentemente non era prima del 1775, perché non era posato ancora il disco solare. Poi abbiamo trovato proprio di recente un altro documento di Lorenzo Mascheroni, che era professore di scienze naturali a Pavia. Scriveva al conte Fogaccia di Pavia una lettera che riportava un po' delle caratteristiche della vita pavese, e in particolare quello che ci interessa adesso è quella frase che dice: il Don Annibale Milanese, fratello del marchese, consigliere celebre, autore del libro dei delitti e delle pene, il quale, dottor Annibale, è un eccellente meccanico, provvede all'università
un bello orologio del valore di 100 doppie che si regolerà con la meridiana. Sicuramente era questa la meridiana, non poteva essere diversamente. E questa lettera è datata 1790. Quindi il periodo di costruzione va dal 1775 al 1790, entro questo intervallo di tempo. Qualche anno prima, nel 1786, il conte Wilze, che era il plenipotenziario austriaco a Milano, aveva messo fuori legge le meridiane italiche e aveva imposto che ogni città avesse una meridiana che regolasse gli orologi solari. Sui dettagli va bene anche l'unica roba che io ho aggiunto a questa meridiana è stato il calendario. Abbiamo tracciato i vari trattini di ogni mese e questo è stato fatto nel giro di un anno, proprio guardando esattamente il giorno, sperando che ci fosse il sole, e sono stati tracciati. Quindi sembra che sia, è stato un bellissimo lavoro, costato piuttosto caro, però è una cosa che riteniamo che possa durare molto più tempo. Io non voglio intrattenermi oltre, troverei i dettagli nella memoria. Cioè, quanto è stato il costo? Il costo è stato finanziato dall'università. Sì. È stato sui 50.000 euro. Senti, quanto avete fatto ritracciato? Allora, la meridiana è stato il riferimento iniziale, no? Perché mi pare che nel restauro non è stato rimosso, è rimasto lì. È rimasta quella nello stesso. Quando voi avete rifatto, riposizionato il cognome, al solamente l'accento dell'arco, andava già lì con. Allora, io per esempio, quello che io avevo trovato, no? Quello che avevo trovato in quello stato della mente di gradato della persona, è stato uno spuntone di ferro che veniva fuori dal centro del corpo. E allora lì si è visto che si doveva fare un canotto e infilarlo sopra. Mi è costato molto tararlo, anche perché è un'altezza di 6 metri. Però alla fine, vi dico che abbiamo provato anche recentemente, la variazione rispetto all'equazione del tempo, eccetera, eccetera, è di qualche secondo. Ma anche lì, tu prendi le tabelle delle equazioni del tempo americane, differiscono di qualche secondo da quelle francesi e da quelle italiane, per cui non so neanche dire, probabilmente è esatto. E l'altezza, la posizione? L'altezza è di 6 metri. Il disco è di 30 centimetri. Ma nel restauro l'hai decisa tu l'altezza? Perché la rinoscata sicuramente l'avrai ridisegnata. Sì. Scusa. Con la sovrintendenza come vi siete regolati? La sovrintendenza è venuta a vedere, abbiamo descritto quello che intendevamo fare, l'ha approvato e poi non si è più vista. Ma chi l'ha chiamato? L'università? L'università. Ecco, perché noi abbiamo a Gorizia, assieme con il collega Pantanari e con il collega Berta, abbiamo due importanti lavori di recupero, un tipo di questo, in contesti completamente diversi naturalmente. E purtroppo ci siamo in una problematica della. Il servizio tecnico dell'università che provvede alla manutenzione degli edifici ha preso contatto con la sovrintendenza. Allora a questo punto di chi è stata l'iniziativa dell'università? L'iniziativa è stata mia, no? Vedendo tutto questo ben di Dio in uno stato pietoso. Loro hanno capito che valeva la pena riprendere il funzionamento di queste meridiane, perché erano,
erano tutte desolatamente fuori uso. Certo. Che era una vergogna. In un'università come la Greci sono specialisti, sono delle specialiste o quelle ragazze lì erano autorizzate? Sì, era una ditta, posso anche fare il nome, la ditta Parma di Milano. Che è riconosciuta dalla sua che è riconosciuta, che ha lavorato certo, va via, e quindi ha tutti i contatti con l'università, con, sia con l'università che con la sovrintendenza. Grazie. Faremo un applauso a.